Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti a questo webinar sulla progettazione dei recipienti impressione, del pacchetto d'impressione. Io sono Stefano Cavalleri e parlo dalla sede di Bergamo di Enginesoft. Il webinar di oggi ha l'obiettivo di mostrare, di far vedere quali sono le tecnologie, gli approcci per l'utilizzo della simulazione numerica al fine di una progettazione efficace di apparecchiature impressione. La simulazione numerica consente di supportare l'ufficio tecnico nella progettazione di apparecchi impressione in modo efficace, andando ad evidenziare possibili problematiche in fase di progetto preliminare, consente di risolvere problematiche che emergono durante la messa in opera. Prima di entrare nel dettaglio della presentazione, una breve riassunto, una breve presentazione di Enginesoft per chi non ci conoscesse. Enginesoft è una società che ormai opera dal 1983 nella fornitura di servizi di ingegneria alle aziende dal punto di vista dell'utilizzo di metodi di simulazione numerica all'ausilio dell'ingegneria e si occupa anche di formazione di progetti di ricerca. Siamo presenti in Italia e in Europa, nelle principali nazioni europee e abbiamo anche partnership e joint venture in altre nazioni del mondo, in particolare Stati Uniti, Sud America e Asia. Per quanto riguarda le sedi italiane, abbiamo 5 sedi, l'headquarter a Trento e diversi competence center in Italia. Bergamo, per esempio, quello da cui vi parlo, è il competence center che è in particolare coinvolto nelle analisi termomeccaniche che sono le principali attività che si fanno per la progettazione di apparecchiature impressione. Come società, Enginesoft è in grado di fornire servizi avanzati alle aziende, servizi avanzati nell'ambito della fornitura di servizi ingegneria, quindi lo supporto all'ufficio tecnico, fornitore di formazione ad alto livello. Quello che ci caratterizza quindi è una presenza globale, come si è visto, che ci consente di avere una visione ampia sul mercato e sullo stato dell'arte delle tecnologie di simulazione numerica. Partecipiamo e siamo promotori di progetti di ricerca anche finanziati, e aiutiamo i nostri partner alla partecipazione a questo tipo di progetti. Abbiamo un approccio di tipo multidisciplinare, quindi siamo in grado di affrontare problemi di tipo di simulazione numerica su un livello multidisciplinare che comprende ad esempio simulazioni di tipo meccanico, strutturale e fluidodinamico. Dal punto di vista software, abbiamo possibilità di distribuire quelli che sono i software leader dal punto di vista della simulazione numerica in questo tipo di ambiti e ci occupiamo di training ad alto livello, sia più diciamo, in generale training per l'utilizzo della simulazione numerica e training specifici sull'applicazione software. Come anticipavo, l'obiettivo di questo webinar è mostrare, far vedere quali che sono le tecnologie di simulazione numerica applicate all'ambito pressure vessel. Adesso entrerò nel dettaglio di alcuni diversi esempi di applicativi che fanno vedere quali che sono possibili approcci numerici e quali che sono le possibili benefici dell'applicazione di tecniche numeriche alla progettazione e alla verifica di apparecchiatura a pressione. La simulazione numerica si inserisce nello sviluppo prodotto
in quella che è in diversi possibili ambiti. Sicuramente nella parte di innovazione e ottimizzazione di prodotti già presenti in azienda o già sviluppati da tempo in azienda. Aspetto non secondario è quella della sicurezza, quindi di utilizzo della simulazione numerica per studiare condizioni di esercizio, condizioni di emergenza particolari che consentono di valutare la sicurezza dell'apparecchiatura dell'impianto. Non ultimo, la simulazione numerica consente di incrementare l'efficienza, di ottenere una riduzione di costi e aumentare la qualità di prodotto e anche di valutare quelle che sono le condizioni delle apparecchiature in esercizio dopo un certo numero di anni di funzionamento, quindi quello che si chiama il fitness for service, per eventualmente estendere la durata dell'apparecchiatura, quindi andando poi a ridurre, anzi ad eliminare quello che sarebbe un costo di sostituzione. La simulazione numerica è, diciamo, trasversale l'ambito del recipiente in pressione è trasversale a quello che è, quelli che sono che un'azienda oggi si trova a dover affrontare. Quali sono le apparecchiature che tipicamente vengono analizzate e studiate tramite la simulazione numerica? Qui ve ne riporto alcuni esempi, sicuramente scambiatori di calore, recipienti in generale, reattori, ma anche quelli che vengono definiti come apparecchiature ausiliari, quali per esempio valvole, pompe o comunque pompe compressore e non ultimo i piping, quindi il piping di connessione tra diverse apparecchiature all'interno di impianti o condutture di vario genere. Di seguito andrò a proporre una serie di applicazioni dell'analisi numerica per le apparecchiature in pressione, a partire da analisi globali, quindi in cui si va ad analizzare tutta l'apparecchiatura nell'impianto e successivamente farò vedere degli esempi più di dettaglio in cui si va a verificare nel dettaglio alcuni aspetti o alcune zone critiche sia in fase di progettazione che a seguito di eventuali danneggiamenti o rotture in esercizio. L'utilità dell'analisi numerica, in particolare dell'analisi strutturali applicata alle apparecchiature in pressione, è sicuramente quella di verificare l'integrità strutturale, come richiesto e in accordo a quelli che sono i principali standard, principali normative del settore, sicuramente ASME 8 e N13445, che sono le normative del settore, ma anche normative più specifiche come le TEMA o le GEMA per i giunti di espansione, ad esempio. Tramite analisi numerica non solo si può andare a verificare quella che è l'integrità strutturale in condizioni anche molto complesse, ma si può anche andare a verificare quella che è la funzionalità dell'apparecchiatura. Per esempio andando a studiare nel dettaglio quelle che sono deformazioni a seguito dei carichi termo-meccanici applicati, possibili perdite, quindi problemi dal punto di vista delle guarnizioni delle tenute. Come dicevo, l'analisi numerica consente di simulare condizioni complesse, quindi combinazioni di condizioni termomeccaniche o sollecitazioni dinamiche complesse che difficilmente sarebbe possibile analizzare tramite un approccio classico by formula. Non ultimo, l'analisi numerica consente di costruire modelli complessivi o anche di dettaglio delle apparecchiature, modelli che possono essere anche parametrici e quindi analizzare per esempio variazioni di spessore per andare ad ottenere una riduzione complessiva dei costi o un'ottimizzazione geometrica per sfruttare determinate funzionalità o risolvere determinati problemi che si riscontrano nell'esercizio. Quali sono i principali settori in cui si va ad applicare l'analisi di
analisi numerica, per impressione. Sicuramente il settore dell'oil and gas, il settore chimico, petrolchimico, in generale nell'industria chimica, negli impianti processo, nel settore offshore, e anche nel settore energetico, per esempio nell'ambito delle centrali idroelettriche. Qui riporto le principali normative che solitamente si applicano e che applichiamo nell'utilizzo delle analisi numeriche, la simulazione numerica per l'apparecchiato di impressione. Come si vede, prima la principale sicuramente ASME-TAVA, divisione 1 e 2, in particolare la divisione 2, che consente di applicare efficacemente l'analisi numerica, soprattutto quelle apparecchiature o quelle geometrie, quelle situazioni che difficilmente sono coperte dall'ASME divisione 1. L'ASME 3 per il settore nucleare, la AP579 e la relativa ASME Fitness for Service per la valutazione della resistenza e la funzionalità dell'apparecchiatura già in esercizio. La UNIN 13445, che è l'analogo europeo dell'ASME, e vorrei citare anche le normative tema, per esempio, e anche in ultimo le British Standard, che hanno un equivalente ASME, per la verifica delle apparecchiature, per esempio saldate, tramite approcci meccaniche della frattura, che sono verifiche molto di dettaglio e particolarmente complesse, che per geometrie non semplici come possono essere i piping, non hanno altra possibilità che essere risolte tramite simulazione elementi finiti. Di seguito voglio riportare alcuni esempi di apparecchiatura a pressione, di analisi numerica su apparecchiatura a pressione, in cui è stata analizzata globalmente, quindi in tutta l'apparecchiatura, quindi analisi particolarmente estese dal punto di vista del numero di elementi utilizzati, quindi della taglia dell'elemento, del modello numerico. Ad esempio, questa è un'analisi globale, una stress analysis su un impianto di cracking catalitico, in cui è stato simulato tutto l'impianto, quindi sia la parte di reattore che in questo caso i due rigeneratori con i relativi piping di connessione. L'obiettivo di questa analisi, ad esempio, è stata la valutazione della distribuzione di temperatura che è complessa, e la valutazione del livello di tensione nei diversi componenti, soprattutto nelle giunzioni tra le diverse parti, come si vede nel dettaglio. Non l'ho detto precedentemente, ma colgo l'occasione per precisare questa cosa, che dal punto di vista numerico, dal punto di vista dell'applicazione delle normative, come in questo caso smontava divisione 2, l'analisi numerica consente di applicare la normativa in tutte le sue possibili sfaccettature. Nello specifico mi riferisco al fatto che è possibile fare analisi di tipo elastico lineare, come l'ASME propone nell'approccio elastico, ma anche se l'apparecchiatura specifica lo richiede, se il progetto, le specifiche tecniche lo richiedono, si può procedere tramite l'approccio non lineare, quindi elastoplastico o limite, per la valutazione della protezione dal collasso plastico o la protezione dalle rotture localizzate o dal buckling, ad esempio. Analogamente al precedente, questo è un esempio di sempre applicazione di verifiche secondo normativa SMOTTAVA divisione 2 di un sistema complesso in cui ci sono gli scambiatori a piastre fisse sormontate da uno steam drum. Anche qui la valutazione preliminare che è stato necessario fare è stata quella della distribuzione di temperatura complessiva, per andare poi a verificare gli stress termici,
associati agli stress dovuti alla pressione, alle cariche di pressione e anche in questo caso al carico del vento, dato l'ingombro non trascurabile della struttura. Come si vede, oltre all'analisi complessiva comunque delle pareti dello scambiatore di calore, sono stati analizzati nel dettaglio anche i piping di connessione e le relative zone di criticità. Sempre un'analisi su un modello globale, questa rappresenta una fiaccola in cui è stato analizzato anche la parte, diciamo, più strutturale di carpenteria, quindi l'analisi struttura del traliccio metallico e assieme all'analisi delle tenute, dei liquid seal che si vedono qui in basso, con i relativi riser e tubi di connessione. Anche qui è un'analisi accoppiata termomeccanica in cui la variazione di temperatura sulla parte di piping, le dilatazioni indotte dalla variazione di temperatura non sono trascurabili rispetto allo stress indotto sulla struttura di supporto, quindi sulla carpenteria metallica. Un tipico esempio e una tipica applicazione che spesso ci capita di affrontare è quella degli scambiatori di calore e delle fornaci, come in questo caso con relativo VHB. Quindi analisi termomeccanica complessiva del sistema e stress analysis di dettaglio delle connessioni, dei bocchelli e dei riser e dei downcomer che sono soggetti a variazioni termiche considerevoli e a stress indotte dalla dilatazione differenziale dei componenti dell'apparecchiatura. Questo esempio, come anticipavo all'inizio, è uno degli esempi migliori per mostrare quello che è un approccio tipo multidisciplinare. In questo caso si tratta di una simulazione numerica su un bruciatore dove le condizioni termiche complesse vengono da una simulazione di tipo CFD preliminare. Simulazione CFD consente di valutare il campo di temperature e di pressioni. Non solo, consente in una fase preliminare di andare ad ottimizzare il processo, ad esempio in questo caso un processo di purga del sistema, per ridurre al minimo le dilatazioni differenziali, quindi gli stress termici. A seguito di un'analisi di CFD di questo tipo è possibile andare poi a riportare le temperature e le pressioni su un'analisi strutturale per condurre le verifiche strutturali locali o globali, in questo caso la verifica globale del bruciatore. Analogo al precedente, questa è un'analisi su una camera di combustione in cui è stata condotta un'analisi CFD, quindi un'analisi fluidodinamica preliminare per andare a valutare il campo di temperature che è particolarmente complesso vista la complessità della geometria del sistema e di seguito andare a valutare la resistenza strutturale ed eventualmente cogliere quelle che erano le zone principalmente sollecitate o più critiche, suggerendo eventuali variazioni, modifiche geometriche o modifiche, per esempio, alla supportazione dei pipe per evitare concentrazioni di stress. Analogamente alle analisi precedenti, tipicamente l'analisi numerica si presta bene, ad esempio, allo studio di quelli che sono dei breech lock, degli scambiatori tipo breech lock, che sono scambiatori in cui le piastre vengono avvitate, piastre di fondo vengono avvitate, quindi oltre all'analisi termostrutturale globale è importante andare a vedere, ad esempio, quello che è il dettaglio dello stress, della variazione, della sollecitazione localizzata nella zona della filettatura, che può essere una zona critica di rottura o una zona di perdite dovute alle deformazioni differenziali. Nello specifico si mostra per esempio quello che è stato fatto con approccio elastico, andando a fare delle linearizzazioni di stress nella zona della filettatura. Esempio
non usuali di pressure vessel. Questo è un loop reactor, quindi un reattore con uno sviluppo particolarmente esteso in cui c'è la presenza di un pipe coassiale con un flusso in controcorrente interno rispetto all'esterno, e in questo caso l'analisi aveva la finalità di valutare complessivamente lo stato tenso deformativo, ma nello specifico andare a valutare quelle che erano le azioni, le reazioni a terra sui supporti, per andare a ottimizzare la distribuzione dei supporti e evitare di andare a vincolare eccessivamente la struttura, quindi generare stress secondari eccessivi che potevano portare alla rottura del sistema. Anche questo è un esempio di analisi su apparecchiature su pressure vessel non usuale. Trattasi di un serbatoio tumulato, mounted ballast, che hanno la particolarità di essere soggetti a carichi dovuti al terreno, che possono portare a rotture, flessioni localizzate o instabilità localizzata dell'apparecchiatura, soprattutto del serbatoio, soprattutto se la pressione è bassa, la pressione esercizio è bassa, e quindi gli spessori generalmente vengono tenuti bassi, proprio perché di solito si dimensiona tenendo conto della pressione agente. Anche in questo caso vi presento un'analisi non tipica su apparecchiatura in pressione. Trattasi di un serbatoio a doppia parete, in cui la criticità in questo caso sta nella valutazione e nel dimensionamento della zona di connessione, ad esempio nei bocchelli di connessione tra la parete interna e la parete esterna, dove si verificano alti gradienti termici, e quindi data la notevole variazione di temperatura tra l'interno e l'esterno, si possono andare a localizzarle in maniera critica le tensioni, portando a rotture localizzate, così come succede sulle selle di supporto, come dimostrato nell'immagine. Oltre all'analisi di tipo termomeccanico, la simulazione numerica consente, per esempio, di andare a valutare, come in questo caso, effetti dinamici. Nello specifico, questo è un tube bundle in cui è stata valutata la possibile accoppiamento tra frequenze fluidodinamiche dei vortici dovuti al fluido che circonda i tubi, e quindi alle possibili generazioni di vortici o bolle attorno a questo fluido, in questo fluido, e l'accoppiamento con le frequenze proprie del sistema, per andare a verificare possibili fenomeni di interferenza che sarebbero catastrofici o comunque critici dal punto di vista, per esempio, della fatica, ed eventualmente suggerire semplici o interventi per modificare le frequenze proprie del sistema, ad esempio andando ad aggiungere o modificando i baffle, per evitare appunto questo tipo di accoppiamento tra frequenze fluidodinamiche e frequenze proprie del sistema, e quindi risonanza del tutto. Sugli scambiatori di calore, le analisi, la simulazione numerica consente, oltre alla valutazione dello stato tenso deformativo o della temperatura complessiva del sistema, consente un'analisi di dettaglio, ad esempio, della piastra dello scambiatore. In questo esempio si vede come è stato fatto un modello complessivo del sistema, che tiene conto anche di tutti i tubi, quindi un modello dettagliato per andare a valutare quello che è lo stato tensionale nella zona dei fori della piastra tubiera, in questo caso specifico con una piastra tubiera di tipo sottile, quindi particolarmente soggetta a possibili flessioni e stress localizzati. Qui vi riporto ad esempio un esempio di analisi su due camere di combustione non tipiche,
in cui è stato valutato lo stato tensile deformativo dovuto alla variazione di temperatura indotta dalla combustione e nel caso che vedete in basso, ad esempio, è stato modellato nel dettaglio anche il supporto dei piping e le selle di supporto che erano particolarmente soggette a gradienti termici, quindi dal punto di vista dell'analisi strutturale potenzialmente critiche per la resistenza strutturale. Sui piping, nello specifico, si possono anche fare, e sono state condotte analisi numeriche, ad esempio, per la valutazione delle pulsazioni, in caso di accoppiamento tra piping e compressori alternativi. In questo caso, ad esempio, è stata condotta un'analisi di tipo fluidodinamica monodimensionale, quindi a parametri concentrati, per la valutazione della propagazione delle onde dovute al compressore alternativo. E in seguito è stato sviluppato un modello di tipo strutturale del sistema del piping, nella sua complessità, per andare anche qui a verificare che non ci fosse possibile accoppiamento tra le frequenze proprie del sistema e le frequenze indotte dal compressore. E nel caso ci fosse presente un accoppiamento di questo tipo, a valutare quali che possono essere gli interventi per modificare il campo di frequenze proprie, alzare o abbassare il campo di frequenze proprie in modo da evitare risonanza al sistema. Questo tipo di analisi che vi presento è invece un'anticipazione di quello che è un po' il fitness for service. In questo caso è una colonna per raffineria nel momento del collaudo. È stato verificato un errore di costruzione e ovalizzazioni eccessive superiori ai limiti tollerati e definiti nelle specifiche. L'obiettivo e la possibilità di applicare le analisi numeriche consente di andare a valutare la struttura as-built, quindi tenendo conto delle errori dimensionali, errori di costruzione, per verificare quanto questo errore possa impattare dal punto di vista della resistenza strutturale. Nel caso specifico, per esempio, è stata simulata nel dettaglio l'ovalizzazione misurata in campo ed è stato verificato che lo stato tensionale dovuto alla variazione geometrica non prevista comunque non fosse critico dal punto di vista della resistenza strutturale complessiva e quindi ha consentito di accettare comunque l'apparecchiatura. Analogamente al caso precedente, questo è un esempio di analisi a posteriori su un condotto di adduzione di aria con dimensioni notevoli che in campo, in esercizio, aveva sperimentato delle vibrazioni eccessive rispetto a quelle previste dalla specifica tecnica. L'obiettivo di questa analisi numerica, anche in questo caso un'analisi di tipo accoppiato fluido-struttura, è stato quello di analizzare quali potessero essere i motivi della generazione di vibrazione, quindi la turbolenza del fluido, e suggerire possibili modifiche strutturali semplici da eseguire perché da eseguire in campo, ma che consentissero di ridurre o eliminare tutto il problema, nello specifico l'inserimento per esempio di setti per andare a evitare la formazione di vortici con una frequenza che si avvicinava a quella delle lamiere del condotto. Come vi dicevo in precedenza, oltre alle analisi di tipo globale, è poi possibile, quindi analisi di tipo globale per la valutazione della resistenza strutturale dell'apparecchiatura, che sia con approccio elastico, con approccio limite o con approccio elastoplastico. Oltre a quelle, dicevo, è possibile, l'analisi numerica consente di andare a valutare nel dettaglio, separatamente o a seguito di un'analisi globale, andare a valutare nel dettaglio zone critiche dell'apparecchiatura.
In particolare, ad esempio, a seguito dell'utilizzo dell'apparecchiatura in quelle che sono le analisi di fitness for service. Esempi tipici in questo caso sono l'analisi dettagliata dei bocchelli. In questo è analizzato il bocchello che una forma non tipica, abbastanza complessa, con presenza anche di materiale isolante. Quindi è stato fatto una sottomodellazione della zona del bocchello, tenendo conto del materiale di isolamento, facendo un'analisi di tipo transient, un'analisi termica transitoria, per andare a valutare i transitori di avviamento ed eventualmente shutdown. E valutando a seguito di questi transitori lo stress termico e la verifica fatica indotta dai cicli di avviamento e shutdown, sempre in questo caso in accordo a SME Ottavo Divisione 2. Anche questa, ad esempio, è un'applicazione della verifica fatica, secondo ASME, in una zona di dettaglio di un bocchello soggetto a cicli termomeccanici. Si riporta ad esempio la mappa degli sforzi alternati. Anche in questo caso è possibile, la simulazione numerica consente, ovviamente con complessità dell'analisi crescente, però consente in maniera fattibile, abbastanza facile, di applicare sia l'analisi elastica, quindi l'approccio elastico per la valutazione della fatica, sia la fatica dal punto di vista elastoplastico, ad esempio, in accordo alla SMOTAV Divisione 2. Un ulteriore esempio di analisi dettagliata è, in questo caso, l'applicazione di quello che è il Code Case 2605 dell'ASME, quindi applicazione di una verifica di dettaglio su un bocchello in cui si tiene conto del danneggiamento dovuto a creep e a seguito del danneggiamento dovuto a fatica, quindi la combinazione dei due danneggiamenti, per verificare lo stato di danneggiamento di un'apparecchiatura dopo un certo numero di anni di esercizio. Questo tipo di analisi, questo tipo di simulazione viene fatta per apparecchiatura, quanto la vita utile residua, l'apparecchiatura è rimasta, per esempio quello che era la vita del progetto, per esempio previste per anni, a seguito dei 20 anni si può fare un'analisi di questo tipo di fitness for service per verificare se è possibile mantenere in esercizio la temperatura per ulteriori 10 anni, andando a valutare qual è il danneggiamento attuale nell'apparecchiatura, qual è la vita utile residua. In questo caso specifico è stata sviluppata internamente su codice di calcolo ANSYS una procedura, un modello di creep che è proposto da questo code case, che solitamente non è presente nei software di calcolo elementi finiti. L'MPC Omega è stato sviluppato, che è un modello di creep sommata a danneggiamento, tipicamente non presente, e è stato sviluppata questa procedura, questo modello di materiale, ed è stato inserito nel software per successive analisi. Tra gli esempi delle analisi dettagliate sicuramente ci sono tutti il caso di simulazione su attacco gonna, in cui si va a valutare quello che è lo stato tensionale dovuto alla variazione di temperatura, in questo caso con presenza di hot box, in cui si valutano gli effetti che sono fondamentali per andare a uniformare il campo di temperatura nella zona di collegamento, gli effetti della radiazione, quindi dell'irraggiamento tra le superfici dell'hot box che vedete nel dettaglio qui. Un'analisi, oltre alle analisi sui recipienti in pressione, quindi analisi di tipo
sulle membrature, quindi analisi tenendo conto della pressione interna, variazioni di temperatura, tipicamente applicate. È possibile anche sempre su apparecchiature in pressione o comunque apparecchiature ausiliarie andare a fare analisi di dettaglio, per esempio sulle zone di connessione o sulle flange. In questo caso, ad esempio, viene mostrato un'analisi non lineare, elastoplastica, di una flange API che era soggetta a condizioni particolarmente onerose. È stato valutare oltre allo stato tensionale complessivo del sistema ed allo stato tensionale della bullonatura dopo l'applicazione di momenti sulla flangia particolarmente onerosi, l'obiettivo era valutare la tenuta dalle flange. Questa valutazione è stata condotta con una simulazione esplicita della guarnizione metallica, quindi campo elastoplastico, quindi simulazione del serraggio della guarnizione e della valutazione delle pressioni di contatto tra guarnizione e sede sulle flange. Sempre nell'ambito dei fitness for service o comunque della valutazione di apparecchiature built, quindi dopo realizzazione, ci sono tutte quello che viene definito, sta sotto il campo di quelle che si chiamano Engineering Critical Assessment, in questo caso applicate per esempio ad una valvola saldata, ma tipicamente applicate su apparecchiature in pressione saldate. Questo tipo di simulazioni che vengono condotte tramite approccio con meccanica della frattura consentono di valutare la resistenza di un giunto saldato, soprattutto se questi tipi di giunti non possono essere trattati termicamente dopo la realizzazione. La resistenza viene valutata, viene verificata tenendo conto esplicitamente di difetti di saldatura, quindi vengono simulati difetti di saldatura in accordo a quelli che sono i difetti tollerati secondo le specifiche tecniche o i controlli non disposti costruttivi messi in campo, quindi si va a valutare qual è il più grande difetto non tollerabile e si va a simulare esplicitamente il difetto, definendo se questo difetto può propagare staticamente, quindi a seguito dei carichi di esercizio o a seguito dei carichi ciclici, fino ad un valore critico che porta a rottura completa del giunto. Questo tipo di simulazione consente inoltre di andare a valutare quelli che sono le criticità indotte dagli stress residui dovuti al processo di saldatura. Tipicamente queste simulazioni vengono condotte in accordo al British Standard, la BS 7910, che ha un analogo nella ASME per il Fitness for Service. Sempre dal punto di vista del Fitness for Service, qui vi mostro un esempio di verifica di buckling su un'apparecchiatura, su un recipiente, quindi un attacco gonna, in cui si era verificato all'atto dell'installazione un difetto geometrico nella zona di saldatura, nella zona di collegamento dell'attacco gonna. Quindi l'obiettivo è stato quello di valutare se questo tipo di, questo tipo di difetto geometrico che le specifiche non avrebbero tollerato comunque fosse o meno critico dal punto di vista dell'analisi dell'instabilità del sistema. In questo caso è stata fatta sia un'analisi di buckling tipo lineare che un'analisi di buckling tipo non lineare, per valutare quale fosse il coefficiente di sicurezza di questo tipo di struttura. Brevemente, qua invece vi dimostro un esempio di analisi di dettaglio su un scambiatore di calore nel tube sheet, nella giunzione tra il tubo e la piastra tubiera, con valutazione esplicita di quello che è il materiale refrattario nella connessione tra tubo e piastra tubiera, per andare a valutare quello che è il gradiente termico locale nella zona di connessione tra tubo e la piastra tubiera,
ed eventualmente lo stato pensionale indotto. Un ulteriore esempio particolare, vi anticipavo all'inizio che oltre a classiche analisi tipo ASME, in accordo ASM-TAV divisione 2, in questo caso per esempio è stato valutato un scambiatore di calore con presenza di giunto di espansione ed è stata fatta un'analisi di tipo termostrutturale per valutare se il giunto di espansione previsto dal progetto fosse sufficiente a evitare concentrazioni, gradienti termici eccessivi, fosse sufficiente a evitare stress termici eccessivi dovuti ai gradienti termici presenti. Con questo tipo di analisi è possibile ulteriormente andare ad estendere quello che è eventualmente il range di applicabilità di un progetto, andando in maniera abbastanza semplice a valutare diverse condizioni rispetto a quelle di progetto. Quindi, oltre alle condizioni iniziali di design, vengono variate le condizioni di progetto per capire se lo stesso design può essere applicato a condizioni diverse o si può estendere quello che è il range operativo previsto in fase di progetto, sia dal punto di vista delle normale operatività del sistema, sia tenendo conto dei possibili cicli di carico, quindi andando a fare un'analisi a fatica anche del sistema. Un'ulteriore simulazione in particolare piping è questa in cui per esempio è stata fatta un'analisi di tipo dinamico di un piping per un impianto di processo di produzione di materie plastiche in cui è stato valutato quello che poteva essere l'impatto di una possibile formazione di scoria, quindi un solido all'interno del piping, soprattutto dal punto di vista del dimensionamento dei supporti e dei dumpers necessari a smorzare le vibrazioni indotte da questo tipo di fenomeno. Come vedete, è stato simulato esplicitamente un solido tipicamente che si può creare quando l'impianto viene fermato per operazioni di manutenzione e quindi il materiale plastico va a accumularsi in un tubo e poi quando l'impianto viene rimesso in marcia, questo tubo, questa scoria viene espulsa percorre il tubo nella sua lunghezza. Se non sufficientemente supportato o non sufficientemente smorzato, si possono indurre delle vibrazioni tali a portare a rottura dei supporti o del tubo stesso. In ultimo, voglio mostrarvi alcune possibili simulazioni in quello che vengono definite le auxiliary equipment, che sono a tutti gli effetti delle apparecchiature a pressione, anche se non proprio dei pressure vessel classici. Tipicamente valvole, ad esempio, valvole a sfera, in cui si va a valutare sempre con approccio, con verifica tramite, per esempio, ASM-TAV divisione 2, lo stato tenso deformativo indotto dai carichi termici e meccanici. Ad esempio anche su valvole complesse in cui ci sono sistemi di tenuta, come in questo caso, come nel caso di una pressure seal, sistemi di tenuta complessi dove si va a plasticizzare una guarnizione conica, o anche valutazione dell'operatività di valvole che per esempio sono come queste swing check che servono per la regolazione del flusso o per la fermata di emergenza. Altro caso, diciamo, collaterale a quello che è il campo dei recipienti pressione è per esempio quello delle verifiche su pompe centrifughe in cui la cassa a tutti gli effetti è un pressure vessel e per esempio in questo caso la parte principale dell'attività ha riguardato la valutazione della tenuta della falange principale, quindi della guarnizione principale, utilizzando una formulazione, una modello di materiale di tipo gasket abbastanza sofisticato. E dal punto di vista dei pressure vessel,
diciamo, una ulteriore possibile applicazione dei metodi numerici, delle simulazioni numeriche, è quella della valutazione di condizioni eccezionali, per cui l'impianto non è stato pensato, o quelle che sono le condizioni, per esempio, di messa in opera, ad esempio, come in questo caso, le condizioni di trasporto e sollevamento, in particolare per strutture complesse dove l'analisi, diciamo, il calcolo a codice è poco applicabile o molto conservativo o cioè può dare risultati non accettabili o non dettagliati. Vi riporto ad esempio una simulazione di un'analisi di un sistema di sollevamento che viene per un vessel che è stato progettato specificamente per il sollevamento e poi è stato dismesso subito dopo il sollevamento. Soprattutto in questo caso è stata importante il focus il dettaglio del stato tensionale nelle zone di connessione tra il sistema di sollevamento e la piastra base del vessel, proprio perché in realtà la piastra base non era stata dimensionata specificamente per questo caso, ma in caso di sollevamento è possibile andare a generare degli stress localizzati che possono andare a deformare permanentemente la piastra. Un altro caso applicativo particolarmente oneroso, ad esempio, è questo in cui è stato analizzato il sollevamento di di uno scambiatore, di una colonna di più di 100 metri. L'obiettivo di questa analisi era la verifica del dimensionamento preliminare fatto sugli anelli di sollevamento, ma anche, cosa più importante per certi versi, la verifica dello stato tensionale di tutto il sistema durante il sollevamento, perché ci si era resi conto che in fase di sollevamento, in particolare con alcune condizioni specifiche di ancoraggio della colonna, era possibile andare a generare tensioni tali da portare a deformazioni permanenti in alcune zone, per esempio nel passaggio tra la sezione conica e la sezione cilindrica di top della colonna. Un altro esempio di analisi su pressure vessel in condizioni di trasporto è quella della valutazione dello stato tensionale o della possibile instabilità nelle selle di supporto durante il trasporto, ad esempio per verificare che se durante il trasporto ci siano condizioni di accelerazioni tali da portare alcune delle lamiere del supporto a destabilizzarsi localmente e quindi a generare poi deformazioni permanenti in tutto il vessel. Questo, ad esempio, è un altro caso in cui si è andato ad analizzare sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista dell'instabilità uno dei supporti di un evaporatore di dimensioni particolarmente estese e di massa di peso non trascurabile, sì, circa 1750 tonnellate complessive. In ultimo, voglio darvi solo una panoramica di quello che la simulazione numerica consente di fare anche nel campo nucleare. Nello specifico, ad esempio, noi abbiamo applicato la simulazione numerica per l'analisi complessiva della struttura di una centrale nucleare Enel in Slovacchia di Mokrovce, in cui è stato valutato la struttura della centrale, quindi dal punto di vista della struttura civile, in condizioni operative e soprattutto in condizioni sismiche, ma a seguito di questa analisi, diciamo, globale, ad esempio, è stata valutata dal punto di vista
dell'analisi strutturale sia per la condizione di esercizio sia per le condizioni sismiche, ma quello che era il primary loop del reattore, quindi la valutazione del recipiente in pressione, della supportazione, dei piping di connessione, come si vede nella slide. Sono state fatte analisi di tipo strutturale, ma anche analisi complesse per la quindi spettrali, per la valutazione della resistenza al sisma in diverse tipologie di condizione. E giusto per dare un ultimo esempio di simulazione numerica applicata a recipienti in pressione non tipici, vi riporto le attività che sono state fatte nell'ambito del progetto ITER per l'analisi dell'anello principale del reattore e tokamak a seguito in questo caso delle forze elettromagnetiche generate nel processo. Stato sviluppato un modello FEM piuttosto complesso ed è stata fatta un'analisi elettromagnetica preliminare ad un'analisi di tipo strutturale.